Allora, mister, quanto è stato importante leggere la gara adattandosi nella ripresa e cambiando tatticamente? Quello fa parte di come la squadra riesce ad adattarsi a diverse situazioni. L'abbiamo fatto a Genova, l'abbiamo fatto anche col Sudtirol. La squadra è stata brava a leggere in quel momento il tipo di partita da fare e l'ha saputa fare. Quindi grande merito ai calciatori, enorme merito ai calciatori. Che cosa le è piaciuto di più della squadra e che cosa meno? Mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra, specialmente nel secondo tempo, vuole portare a casa una vittoria importante. Non mi è piaciuta la gestione del possesso palla che abbiamo avuto il primo tempo, lì non mi è piaciuto e abbiamo parlato della fine del primo tempo. Abbiamo avuto più paura di giocare oggi, ma naturalmente lo sapevo perché la prima in campionato, la tensione sicuramente c'è, anche se non ci deve essere. La gestione del possesso palla mi è piaciuta poco il primo tempo, abbiamo giocato poco corto, siamo andati troppo in verticale e quindi regalando spesso palla a loro, quindi da migliorare sicuramente quello. Qual è stato il momento di svolta del match? Ma il momento di svolta non c'è stato, è stata sempre una partita in bilico, equilibrata, lo sapevamo, siamo stati bravi noi a portarla in fondo, non credo che ci sia stato un momento particolare, non c'è stato assolutamente un momento particolare, secondo me siamo stati molto bravi, i calciatori sono stati molto bravi a stare sempre dentro la partita e questo è importante. Per il Perugia oggi venire qua e vincere qua contro loro è un risultato pesantissimo. Cioè, secondo me anche inaspettato alla vigilia e quindi grande merito ai calciatori. Che emozione ha provato al fischio d'inizio? Le emozioni sono tutte uguali. Che l'abbia io, che l'abbia uno che vive nella foresta dell'Amazzonia, sono l'emozione di essere qua, la gioia di essere in panchina. Questo, che per chi fa questo lavoro la gioia più bella è quella di essere in panchina, di poter allenare, di poter condividere con i tuoi calciatori, i tifosi, un percorso, a prescindere da chi alleni, che calciatore hai. Condividere, io dico sempre ai miei calciatori, innamoratevi di quello che fate, perché questo è bello e quindi oggi queste sono state le emozioni che ho provato. Il gol di Murano è la conferma di quanto lei creda in lui. No, non credo, io credo in tutti i calciatori, Murano, tutti, dal primo all'ultimo. Guardate Righetti, cioè io credo in tutti i calciatori, dal primo all'ultimo, quelli che la società mi dà a disposizione, quelli che vogliamo. Credo in tutti i calciatori, quindi io do meriti ai calciatori. Sicuramente Murano deve fare molto di più, io mi aspetto da lui un'enorme crescita, ma lo sa anche lui e questo è sicuramente per lui un motivo di soddisfazione poter lavorare in settimana per potersi migliorare. A chi dedica questa vittoria? A chi dedico? L'ho detto prima, me l'ha chiesto anche. La dedico alla mia famiglia oggi, perché loro lo sanno. Dedico mia moglie, a miei figli, ai miei genitori, a chi mi vuole bene, alla mia famiglia.